Una confusione, va bene. Noi stiamo facendo la Via Crucis per noi e voi che avete avuto il piacere di venire, perché immaginate se c'era un sacco di gente, Don Gin sta cercando buoni, importanti, cioè non è questo lo spirito, ecco, siamo noi, ecco, qui che vogliamo, ecco, pregare, soprattutto per i bambini, far capire bene il mistero della croce e della salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con questa Via Crucis, come tutte le Via Crucis, si compongono di 14 stazioni. Nello stesso tempo abbiamo una introduzione e abbiamo anche la risurrezione finale, perché la passione di Gesù non si ferma alla morte in croce e alla sua, come dire, sepoltura, ma è la molla di lancio per la risurrezione. Del resto oggi è la Domenica delle Palme, vivremo anche la risurrezione di Gesù. La condanna a morte, per convalidare la loro condanna a morte, hanno bisogno dell'approvazione. Mi avete portato quest'uomo di nome Gesù, ma quale condanna portate contro di loro? Ma cosa ha fatto di male per essere condannato? Ha detto di essere re, istiga il popolo contro il potere, contro Cesare e contro Roma, è un sovversivo. Si è proclamato figlio di Dio.
Questa per noi è una bestemmia. Inoltre ha detto di poter ricostruire e distruggere il nostro tempio in 3 giorni, dai nostri padri costruiti in ben 36 anni. Comunque, secondo la nostra legge deve essere condannato. Va bene, accetto la vostra richiesta. E quindi cosa dovrei farne di quest'uomo? Crocifiggilo. Io no. Io non trovo in lui nessuna condanna. Io me ne lavo le mani, perciò prendetelo e crocifiggetelo voi. Anzi, vi do la dichiarazione richiesta. Questi è Gesù, il re dei Giudei. Dovevi scrivere che lui ha detto di essere il re dei Giudei. Basta, ormai ciò che ho scritto. E così presero in consegna Gesù per farlo morire e metterlo in croce. Il Signore Dio ci assiste in questo nostro cammino insieme a Gesù che sarà condannato e crocifisso. Accogliamo la croce che viene data a Gesù e viene portata dai 2 ladroni con il canto. Ti saluto, croce santa, che portassi il Redentore. Gloria, lode e onore canta ogni lingua e ogni cuore. E si abbraccia amorose una Vergine Madre, o Gesù. Moristi dalle braccia pietose, una voce che canta di te. Saluto, croce santa, abbiamo celebrato anche la Dolorata.
condanna. Gesù appunto che veniva ricercato dalla mamma per poterlo salvare, ma ormai la sua condanna era già segnata, come abbiamo visto. Pilato e i sommi sacerdoti hanno respinto il messaggio di amore di Gesù e di Maria Addolorata. Questa stazione vogliamo pregare per tutte le mamme che sono... Stazione sesta, la Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai detto il mondo. Vediamo simbolicamente come la Veronica porta questo aiuto a Gesù, ripulendo il suo volto pieno di questo condannato. E il Signore, dice la tradizione, fascia come segno sul panno con cui la Veronica asciuga il volto di Gesù, lascia il segno del volto di Cristo, questo segno della passione sofferente che dobbiamo saper riscoprire anche noi nel volto di tanti sofferenti, di tanti ammalati, di tanti bisognosi. Signore Gesù, ti ringraziamo di averci dato la tua immagine sul lino del Sacro Volto che viene conservato e ammirato in alcuni paesi del mondo, perché appunto le reliquie di Gesù, proprio per devozione, sono state, come dire, copiate, sono state
aumentate proprio per ricordare, ecco, il volto sofferente di Gesù. Cerchiamo appunto di imprimere anche nella nostra vita, nel nostro cuore, il volto sofferente di Gesù, che troviamo soprattutto in coloro che veramente soffrono. Siamo qui anche nelle vicinanze dell'ospedale, sappiamo quante persone soffrono nel corpo, ma anche le persone che soffrono nello spirito. Preghiamo appunto per tutte queste persone e per noi stessi. Ripetiamo insieme: rendici strumenti del tuo amore, o Signore. Rendici strumenti del tuo amore. Gli battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni in cui si dirà: beati coloro che hanno generato. E allora cominceranno ad esclamare: Signore, Signore, aiutaci. Questo momento, riportato dal Vangelo della Via Crucis, è molto bello, significativo. Abbiamo dinanzi ai nostri occhi, ecco, non soltanto le donne, ecco, Gesù parla di questo incontro con le donne, ma possiamo certamente immaginare, come vediamo qui, le donne, le mamme con i loro bambini, i bambini che sono la speranza del domani, del futuro, la speranza di giorni migliori. Ma giustamente dice Gesù: non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli, perché verranno tempi duri, tempi un po' pieni di tante sofferenze, di tante difficoltà. Ed è vera questa parola di Gesù proprio oggi. Quante difficoltà, quante sofferenze, quanti problemi ci sono oggi nel mondo femminile. Dentro di voi uno spirito nuovo, vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Cantiamo insieme. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, vi aspargerò con acqua pura e io vi purificherò e voi sarete purificati. Insieme. Un cuore nuovo metterò dentro di voi, uno spirito nuovo. Come sono belli questi bambini, speriamo che rimangano sempre così buoni e bravi, perché man mano che si diventa più grandi, come coloro che vi abbiamo preceduti e con i quali forse abbiamo fatto alcuni anni fa, ma se stati a tutti in questa stradina, ormai ci sono perduti da passare. Non è vero, perché la mente ci deve accompagnare sempre nel cammino della vita, non è soltanto qualcosa dei bambini e delle vecchiette. Siamo giunti alla stazione decima. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. La cosa più disonorevole che a quel tempo compivano verso i condannati
appunto di farlo morire primo dei vestiti, nudo, come un animale. Ma Gesù sappiamo che non ha meritato tutto questo. Tuttavia si era soggettato così a questo rito della spogliazione perché ci vuole evitare che anche noi dobbiamo togliere i vestiti del peccato, i vestiti della cattiveria, per rimanere santi dinanzi al Signore. E possiamo contemplare una bella scena di quelli che sono stati appunto i posseri di Gesù, che hanno tolto il vestito, quella veste che Maria, la madre, aveva tessuta di bianco, tutta di spesso, il vestito rosso che noi vediamo nelle mani del bambino, il vestito della condanna, il vestito rosso, perché Gesù appunto aveva portato dinanzi a Pilato il vestito bianco, ma gli era stato tolto e gli avevano messo il vestito rosso della condanna. E abbiamo ancora i piccoli soldati, abbiamo la corona di spine con la canna, il martello per battere i chiodi, le tenaglie per togliere i chiodi dalla croce, il cartello della condanna. Gesù Nazareno, re dei Giudei, il volto santo, il vestito, i tre chiodi che trafiggono le mani e i piedi di Gesù. E poi anche abbiamo la frusta della flagellazione, ecco, e il lenzuolo anche della sepoltura. Consideriamo appunto in questo momento, chiedendo al Signore di spogliarci anche noi delle cattive abitudini che talvolta abbiamo preso nel nostro comportamento, copiando dalla mentalità del mondo e non dalla parola del Vangelo. Perché è quest'anima che causa ne fu, o spine crudeli che al mio redentore la testa pungente con tanto dolore, non dà che al mio Redentore mie mani trapassate con tanto dolore, non date più pene al caro mio bene, non più tormentate l'amato Gesù. Quando giunsero al luogo detto Cranio, la crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Il giusto mio servo giustificherà molti e si addosserà la loro iniquità. Ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per noi peccatori. Ripetiamo insieme: Signore, è mia forza, accogli il mio aiuto. Signore, è mia forza, accogli il mio aiuto. Se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siamo stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Signore mia forza, accorri il mio aiuto. Chi ha sete, venga a me e beva, chi creda in me.
che ha fatto per te, Signore, il nostro cuore inquieto, se non riposa in te. Dalla tua morte prenderemo il coraggio per una vita nuova illuminata dal dono dello Spirito. Santa Madre dei voi fate, che chiamate il Signore, siamo nel mio cuore. Maria la Maddalena, la Madonna, San Giovanni si avvicinano a Gesù crocifisso. Contempliamo, ecco, questa bella scena di Gesù crocifisso in croce. Questa scena molto suggestiva. Avevo detto all'inizio che nessuno di noi può rappresentare Gesù e Gesù crocifisso. E invece lo vediamo dinanzi ai nostri occhi, Gesù crocifisso. Ai piedi c'è l'addolorata. San Giovanni l'Apostolo, il discepolo più giovane, ai piedi di Gesù. E ripetiamo, proseguite perché questo è molto bello, lo Stabat Mater, questa preghiera antica dei cristiani senza la sofferenza, la fede della Vergine Santissima addolorata. Addolorata in pianto, la madre sta presso la croce da cui pende il figlio. Immensa angoscia mortale geme nell'intimo del cuore trafitto da spada. Quanto grande è il dolore della benedetta fra le donne madre dell'unigenito. Piange la madre pietosa contemplando le piaghe del divino suo figlio. Chi può trattenersi dal pianto davanti alla madre di Cristo in tanto tormento? Chi può non provare dolore davanti alla madre che porta la morte di Cristo suo figlio? Per i peccati del popolo suo e di tutti noi, ella vede Gesù nei tormenti del duro supplizio. Per noi, Maria, ella vede morire il dolce suo figlio solo nell'ultima ora. O madre, sorgente di amore, fa che io viva il tuo martirio. Fa che io pianga le tue lacrime, fa che arda il mio cuore nell'amare e Cristo Dio per essere libera di te. Ti prego, o Madre Santa, siano impresse nel mio cuore le piaghe del tuo figlio. Uniscimi al tuo dolore per il figlio tuo divino che per me ha voluto partire. Con te io lascio che pianga il Cristo crocifisso finché avrò vita. Voglio restarti sempre vicino, piangendo con te sulla croce. O Vergine Santa, non respingere la mia preghiera e accogli il mio pianto di figlio. Fammi portare la morte di Cristo. Fammi partecipare ai suoi patimenti, adorare le sue piaghe sante. Ferisci il mio cuore con le sue ferite, stringimi alla sua croce. Nel suo ritorno glorioso, madre, rimani al mio fianco. Salvami dall'eterno abbandono. O Cristo, nell'ora del mio passaggio, va che per mano a tua madre. Intanto consideriamo la tredicesima stazione, Gesù che è deposto dalla croce per essere portato nel luogo della sepoltura. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore, gloria lode onor si canta, ogni lingua ed ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei ogni lingua ed ogni cuore. Stazione 14esima, Gesù viene sepolto, Gesù ormai morto, per il ruolo che sappiamo, poi sarà la santa sintone che si conserva.
bambini restano qua e restate qua perché sappiamo che dopo il terzo giorno Gesù non resta nel sepolcro ma risorge a vita nuova e noi vogliamo continuare questa via a cui abbiamo partecipato, vogliamo terminare proprio con la risurrezione di Gesù che appunto che sarà rappresentata dai bambini in bianco vestiti e che rappresentano gli angeli della risurrezione, perché sappiamo che dopo il terzo giorno Gesù risorge e la Maria e le donne che erano andate al sepolcro a portare gli aromi perché si erano fermate il giorno della parasceva, cioè della Pasqua, ecco, mentre portano questi aromi per seppellire definitivamente il loro caro Gesù, un angelo dice: ma chi cercate tra i morti? Gesù è risorto. Andate in Galilea e là è la risurrezione dei morti. Gesù è risorto, ci chiama alla risurrezione, ci chiama alla vita eterna. Che gioia ci hai dato, vestito di luce, vestito di gloria infinita. Vestito di gloria infinita. Vedete Signore, il cuore sta per impazzire, tu sei tornato, tu sei qui tra noi, e adesso ti avremo per sempre, e adesso ti avremo per sempre. Chi cercate donne qua giù, chi cercate donne qua giù, quello che era morto non è qui. Anche a voi gridate a tutti che è risorto lui, tutti che è risorto lui. Tu hai vinto il mondo Gesù, tu hai vinto il mondo Gesù, liberiamo la felicità e la morte tu non esiste più, l'hai vinto tu. Tutti noi uomini con te, tutti noi uomini con te. Abbiamo partecipato a questa loro festa di preghiera, sono stati veramente bravi e così ci siamo preparati, penso che siate rimasti contenti, anche voi soddisfatti. Allora fate voi un applauso a questi bambini. 10 minuti di applauso quando una cosa piace. Per la vostra partecipazione, è stata un'esperienza bella, positiva per noi. Non so se...